Ragazzi, mi sa che mi è arrivato qualche pacchettino da aprire con voi. Diciamo che c'è un po' di roba mista. Roba per la collezione, roba per il mazzo, il nuovo mazzo che mi accompagnerà, penso, da qui finché non moro, fondamentalmente, perché non sono tipo da cambiare spesso mazzi. Ma andiamo a vedere. Allora, questo è il primo. C'è il mio indirizzo, caso mai mi voleste inviare qualche carta. Così, chiedo. Allora. Io ho una paura matta di tagliare le carte, perché se succede mi taglio le vene. Allora. Ok, che non dovevi farle rovinare, però va bene. No, sono contento, meno così. Passando per le mani delle poste, le carte non si sono sicuramente rovinate, perché l'ultimo pacco che mi è arrivato sembrava preso a calci. Ovviamente saluto le poste che probabilmente ci stanno seguendo, che stanno guardando questo video, anzi. Se sapevo che era impacchettato così bene, probabilmente ci facevo sopra almeno 6 video per aprire questo. Allora, ragazzi. Ancora non vi spoilerò niente, perché apro anche quest'altro prima. Allora, andiamo a vedere cosa ho acquistato. Ebbene sì, ragazzi. Pure io sono diventato un suddito di Dipatria, per chiunque se lo ricordi. Abbiamo un Cir, tre Graf, Farfa, due Rubik. Io giuro che se c'è un Cir... Oh, merda. C'ho paura. Vabbè, tre Barbar. Due Alic, tre doppio Calcab, Libic, due Firelick. Ma l'ho vista brutta per un secondo, ma va bene. Tre Cir. Sta cazzo del viaggiatore è un po' smintata. Vabbè, tanto non devo giocarla alla fine. Chi se ne frega. Mi preoccupo un po' per i Dante. MP, sì. Casomai gli fosse sfuggito. Vabbè, i Dante sono buoni, questo sì. Adesso l'obiettivo è trovare... No! Ma maledetto! Vabbè, alla fine l'ho pagato 60 spedito. Ci posso sta, che non è tutto mint. Questo è perfetto. Dai, l'altra opzione era comprarlo a 45 più spedizione, e con anche il link BA. Però i Dante era comuni, tutto comune, e sinceramente non c'erano le tour, che queste me la date super. Tre Rino super, tre Skarm, dai, ci posso stare. Però questi gold, cazzo, non si possono vedere. Vabbè, dai, me li faccio andare bene. Due Virgilio, uno da Nech, uno da MP. Fammi vedere questo. Dai, è perfetto, questo va in collezione. Tanto non lo gioco, quindi vabbè. E doppia Beatrice, onesto, dai, che una va in collezione, quella in italiano. C'ha un puntino bianco. E questa è uguale. E vabbè, quella in italiano va in collezione. Se c'era pure un Dante da 2A, poteva essere tanta roba. Andiamo col secondo pacchettino. Vabbè, ho visto di fama a meno. Allora. Avevo preso il link BA, se non ricordo male, e un po' dei comuni. Allora, pensavo fosse più brutto Ultra, però vabbè, Secret è un altro paio di maniche. Comunque bellissimo. E così abbiamo finito praticamente via. Abbiamo questa qui, è roba per la collezione, eh? Drago Lanciere da Retropack. Aquila punita da PMT. Garuda, lo spirito del vento. Il signore del veleno. E Shuriken Fuma. Adesso
Le ho prese tutte come NM. No, questa non è NM. Oh. Vabbè, dai, ci posso stare. Se so bastardo, gli scrivo grading no, incorretto. Pure questa, raga. Angolino, no. Grading incorretto. Questa è roba NM front back X. No, oh. Raga, sta roba non me la invento. Questa col cazzo che è NM. Mi dispiace. Hai beccato un abbastanza puntiglioso sulle carte, perché questa è roba che va in collezione. E non accetto di metterla così. Drive Rancher, vediamo se è messo bene. Perfetto, vabbè, me lamenterò con un tipo su TGC. E anche oggi andiamo a fare polemica. Andiamo col terzo pacchetto. Dai. Ah, aspetta, c'ho un dubbio. Tanto, visto che è incorretto il grading delle altre. No, raga, non c'è una carta segnata bene. Vabbè, alla fine questo è il meno, cioè quello che mi interessa meno. E le altre però me le dovrà risarcire. Adesso vediamo, qua c'è un po' di roba un po' più ciotta, perché come vedete il pacco è bello grosso. Se anche qua il grading è incorretto, me posso incazzare, perché ho speso veramente tanto. Ah, ok, spammino. Guarda. No, ho utilizzato un playmat. No, ragazzi, tutte smintate. Oh, io, raga, con le comuni c'ho un culo che mi si porta via. È incredibile. Devo smettere di comprarle. No, raga, oh. Raga, mi si sta spezzando il cuore, non... No, io... Oh, tutti gli angoli. Tutti gli angoli mangiati. Sì, sono abbastanza incazzato adesso. No, raga, sono tutte così. Beh, questa è la roba B che mi serve. No, io voglio... Giuro che mi faccio rimborsare fino all'ultimo euro. No. Cavolo, non penso. L'ho presa Secret, questa. Penso l'unica soddisfazione. A pochissimo. E... E comunque è smintata pure questa. No, vabbè. Vabbè, questa è la roba che mi serve per BA. Cioè,
se le tiravo fuori dalla scatola mia erano messe meglio, eh. Cioè, l'ho comprate perché dovevano essere. No, no, raga. Ragazzi, voglio morire. No, 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 questo non l'accetto. Nearmint, prima edizione. Ragazzi, mi è appena arrivato l'ultimo pacchettino. Con oggi finiamo definitivamente BA e mettiamo qualche cartina comune, e non ricordo cos'altro, nella collezione. Allora, io attualmente sto litigando con un negozio che voi ovviamente sapete bene qual è, perché da questa clip a quella vecchia sono passati tipo 5-6 giorni. Quindi confido che tutte le carte siano Nearmint, perché altrimenti io farò un culo grosso come una capanna anche a loro. Ma detto questo, bisturi alla mano e andiamo ad aprirlo. No, mi sa che no, mi serve il bisturi. Allora, considerate che nel vecchio pacco, io me ne sono accorto dopo e voi non lo sapete, mancavano anche 9 carte. Quindi potete capire come mi sento. Allora. Oh, guarda, quanto è bella la professionalità. Carte imbustate rispetto al vecchio pacco. E adesso andiamo a vedere. Perché per come si propone la cosa, confido che le carte siano buone. L'unica pecca di questo negozio è che ci ha messo più di una settimana a spedire. Però diciamo che se le carte saranno buone, metterò comunque una recensione positiva, dai. Mi sento magnanimo. Però se ce n'è qualcuna sbeccata, io farò fuoco e fiamme e macerie sulla mia strada. Allora, andiamo a vedere. Diciamo che questa maga pasticciona c'ha un angolino. E diciamo che queste, vabbè, considerando quelle che ho preso l'altra volta, queste a confronto sembrano uscite da pack. Considerando che è roba vecchiotta, diciamo che ce posso sta. Più che altro perché, premetto, non voglio farmi un fegato grosso come una capanna. No, qua iniziano i problemi. Quindi dovrò farmi anche qua fegato grosso come una capanna, grazie. Cioè, come fai a definire una carta Nearmint con un angolo così? Scusate, eh. Oppure questa. Sì, cioè, ok, ti accetto quelle di prima, però questa anche no. Dopo andrò a contare anche quante carte sono, perché se ne manca qualcuna anche stavolta potrei dare fuoco al negozio. Ovviamente in senso ironico, eh. Non darò fuoco veramente al negozio. Forse. Aspetta, manca questo. Sì, però dai, zii, tutti gli angoli, tutte le carte sbeccate. Secondo me compra le carte, basta, io non comprerò mai più carte. Cioè, ma siamo seri? Che giornata de merda. No, più che altro non che giornata. Che unboxing de merda. E bene, raga, spero che questo video vi sia piaciuto, diciamo così. A me no, assolutamente. E vi farò sapere come finisce la mia battaglia contro i negozianti su TGC. Proprio in generale con tutti. Ah, ovviamente voi comprate solo da negozi veri, quindi acquistate da Magic Corner. Codice sconto cappello 10, cioè avete il 10% di sconto. Quindi ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo, se non mi devono fare un trapianto di fegato, settimana prossima con un nuovo video. Ciao a tutti.